è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a schierare ben 6 squadre al Fantacalcio. Partiamo dalla mia squadra al Fantacampionato di Gazzetta. In descrizione, ragazzi, vi lascio il link. Se ancora non siete registrati al Fantacampionato, fatelo col mio link, perché se decidete di fare una squadra anche voi o 3 squadre in base all'abbonamento che scegliete, potete risparmiare anche 5 euro di sconto. Poi andremo a schierare 5 squadre su Leghe Fantacalcio, di cui 3 Classic e 2 Mantra. Vi ricordo di lasciare tantissimi like, di iscrivervi al canale, ditemi nei commenti se vi piace questo format. Vorrei portarlo un po' per tutto l'anno, ma fatemi sapere se è di vostro gradimento. Anche perché, vedendo come schiero le formazioni, potete capire come vado a risolvere alcuni dubbi su diversi giocatori. Altra cosa, ragazzi, in descrizione vi lascio il link anche di Fantalab. Mi raccomando di andare a registrarvi, soprattutto se volete dominare la vostra asta del fantacalcio, perché con soli 12,99€, però vi dovete iscrivere col mio link, perché altrimenti vi costa, mi pare, 15,99€. All'asta avete un vantaggio incredibile, perché avete tutto sotto controllo. Quando escono i giocatori, vedete quali giocatori rimangono, quanti crediti ci sono ancora i vostri avversari e quanti ne avete voi. Vi potete impostare la lista obiettivi, potete importarvi le mie fasce. Ecco, con Fantalab potete fare tantissime, tantissime cose. Vi ricordo l'ultima cosa, che se volete avere un aiuto sia per i Fantacalcio ad asta, sia per i Fantacalcio a listone, o se volete fare un'asta con me, il 10 settembre c'è l'ultima asta disponibile. Ci sono ancora un 6-7 posti, perché l'ho aperta l'altro ieri. Quindi contattatemi a quel numero se volete ulteriori info su costi e vantaggi di questo servizio. Ma andiamo, ragazzi, al Fantacampionato Gazzetta. Allora, questa era la squadra di settimana scorsa, ho fatto 80 punti. Non vedete solamente l'allenatore, che Simone Inzaghi, e rimarrà quello. Ho 3 cambi, io l'ho pensata così, però vorrei una mano da tutti voi, ragazzi, perché io sta settimana l'ho ricambiata. Ieri vi avevo fatto vedere delle modifiche, l'ho ricambiata perché davanti Taremi dovrebbe essere titolare. Prima avevo messo Turam, però ovviamente tutti quei crediti io non ce li ho. E allora ho pensato, Duvan Zapata, da ex in Torino-Atalanta, che spesso segna contro la Dea, a 60 crediti. Ho preso Taremi, perché comunque a 45 crediti un attaccante forte come lui, attaccante dell'Inter, l'ho preso. L'unico dubbio che ho in questo momento è chi levare per fare i crediti, per poter fare queste operazioni. Ad oggi ho levato Sulè per Dagugna, però Sulè non lo voglio levare, quindi voglio trovare un'altra soluzione. In realtà Calhanoglu non lo voglio togliere, i due difensori più costosi, Di Marco e Teo, potrei pensare di levare magari Teo. Il problema qui qual è? Con l'assenza di Morata si gioca ai rigori con Pulisic. Quindi stavo pensando o Sulè o Teo Hernandez, o addirittura Di Gregorio, che comunque è una partita difficile. Comunque ho anche Pizzignacco in panchina, e levando Di Gregorio comunque un altro titolare potrei prenderlo. Ditemi nei commenti, ragazzi, quale cambio tra questi tre andreste a optare. Ecco, secondo me è fondamentale qui capire quale giocatore levare. Sulle mi piacerebbe, perché c'è Roma-Empoli, poi c'è la partita da ex contro la Juve, quindi ho molti dubbi su questo cambio. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, perché manca veramente pochissimo ad arrivare a 40.000, meno di 150 iscritti. Cominciamo col Fantazio Cristiano. Settimana scorsa è andata bene, qui abbiamo vinto. Andiamo a schierare con un 4-3-3, perché come sapete c'è un modificatore a 6 fasce. Sicuramente mettiamo Vlahovic, sicuramente mettiamo Noslin, poi non c'è rimasto granché da mettere. Potremmo mettere Milik, ma guardiamo un po' chi altro abbiamo in rosa. Come vedete, Mkhitaryan lo metto, Frattesi lo metto sempre. È tornato Zielinski in gruppo, però secondo me non so se avrà minutaggio. E voglio andare a rischiarmi Samardžić, che sicuramente non sarà un titolare, però è comunque un giocatore che può entrare e far bene. Vediamo dietro come siamo messi. Settimana siamo veramente corti.
Però in difesa abbiamo Teo, abbiamo Di Marco, abbiamo Romagnoli che mi piace. Io andrei con la difesa a 4, a 5, quindi mi sparo un bel 5-3-2 e dietro ci metto anche Beniamino Pavardino. In porta ho Skorupski che non ha una partita delle più semplici e quindi vado a rischiarmi Audero, si gioca il posto con Pepe Reina. Poi andiamo a mettere i portieri. In difesa vediamo chi possiamo azzardare. Farei Moreno, Jim City e Zampano. Centrocampo sicuramente Zielinski, poi ci metto il nostro Somma, Duda, Tesman che non si sa se rimane o meno e davanti non rimane granché se prima non sappiamo Nico Gonzalez. Cosa ne sarà di noi? E vabbè, come sostituzioni andrei a non farne io. Andrei a non farne, non metto lo switch, salvo direttamente per tutte le competizioni. Passiamo al mantra che sicuramente è un fatto un po' più difficile da andare a schierare. Allora, Allegri mantristi. Settimana scorsa ovviamente chi ho beccato? Carmi Special che fa 3 gol. Questo è un mantra maledetto, cioè il primo anno di Allegri Mantristi faccio più punti di tutti, vinco la Battle Royale a scontri, mi hanno fregato di un punto, avevo fatto più del primo, non so quanti punti anche in quella a scontri. Bene, l'anno scorso una bella squadra, per un motivo o per un altro non ho vinto anche l'anno scorso. Vediamo quest'anno. Che secondo me ho rifatto una gran bella squadra. Cosa ne sarà di noi? Intanto Dybala, non voglio dire nulla e portarmi sfiga da solo. Intanto lo vado a schierare. Davanti stasettimana c'è lui, c'è il mio Taremi che va assolutamente a prendersi il ruolo di PC. E poi devo mettere una AW, però avendo Somma non posso fare altrimenti. Vado a schierare lui. Avrei potuto mettere anche Noslin con un altro modulo, però sta giornata non vado a fare. Qui ho bisogno dell'EDC perché mi manca qualcosina lì, devo fare degli scambi e ho proposto già qualcosa. A volte non viene neanche non arrivano manco le risposte. Vediamo. Intanto io Carlos Augusto lo metto uguale. Cambiaso e poi 2C, uno è Barella che assolutamente lo vado a schierare. L'altra non semplicissima, o Somma o Brownoder. Andrei più con Somma forse settimana. Anche qui abbastanza sfortunati perché Ferguson ok l'ho preso rotto, ma Tesman non si sa che fine farà. E la Zuzzi si è rotto. Foloruscio ancora non è andato alla Lazio, non ha trovato una sua dimensione. Secondo me la squadra c'è, però serve anche un po' di fortuna. Non abbiamo messo il portiere. Ma io vado a mettere carne secchi, occhio ragazzi, perché da alcune parti dicono possa giocare carne secchi. Io intanto lo metto, tanto 5 sostituzioni ci sono sempre, quindi non ho grossi problemi, ecco. Vado a mettere Suzuki come secondo, poi andiamo a mettere i giocatori più offensivi. Sicuramente vado a mettere un Belotti PC, vado a mettere un bel Noslin selvatico. Che a me piace tanto Noslin, ragazzi. E poi vado a mettere un Beltran. Non so se giocherà sta settimana, però ce lo metto. E Miaila. Poi vado con gli altri reparti più difensivi. Ci metto un Brownoder. Un Fagiolino. Anzi, Fagioli lo metto prima. Fagioli lo metto prima. Poi vediamo che altro mi è rimasto. Dietro non c'è granché. Vado a mettere Martin. Voivoda, metto anche Altare perché comunque è una copertura come DC. Poi mi rimane da rischiare. Beh, non è che ci sia granché. Defray è ancora rotto. Vado a mettere il portiere. Il portiere è l'ultimo. Metto Foloruscio. Magari non giocherà mai, però. Di questi che rischiano c'è Carlos Augusto. Ma anche se parte fuori, lo so già. Lo preferisco a Martin sta settimana. Poi andiamo
al fantacalcio di Fantalab, quello con i creators di Fantalab. Sta settimana ci ritorna anche qui da titolare probabilmente il nostro Taremi, e lo vado a mettere. Faccio un bel tridente Kvara Taremi Belotti, che a me non dispiace affatto. Centrocampo metto Da Cugna, metto Bernabé, anche qui rischio perché non ho tanti giocatori. Stavolta metto Fagioli, visto che là tra Fagioli e Somma al Mantova ho scelto Somma. Qua metto Fagioli, che a me piace tanto e potrebbe anche partire dal primo minuto. Qui andiamo a schierare. Allora, abbiamo Pavlovic, poi abbiamo Zappacosta, Bremer, Danilo, Di Marco. Tanto faccio così: Di Marco lo metto là, Bremer lo metto qua e Danilo non so se ci sarà. E quindi io faccio così. Zappacosta lo metto, Bremer pure, Di Marco pure, tra Pavlovic e Danilo, però visto che già metto Bremer, la partita non è comunque semplicissima, vado a rischiarmi meglio quello del Milan. Danilo magari lo metto in panca, poi Sanabria, Raspadori, non proprio qui sfigati, anche Cambiaghi si è spaccato. Centrocampo c'è poco da mettere, c'è Somma che mi dà un minimo di copertura, e Folorucci si è spaccato, anche Durham, Busio non si sa. Tesman è un mio uomo, ma sta settimana ancora non è andato dove deve andare. Metto prima Gallo sicuramente di Baschirotto, mi copro anche col secondo del Lecce, e poi gli altri c'è poco da fare, sono tutti rotti. E va bene, andiamo a salvare. Non vado a mettere neanche lo switch, perché alla fine ho scelto Fagioli ben conscio che possa anche partire fuori. Vi ricordo di lasciare un bel like, ragazzi, se vi piace questo contenuto. Ditemi per il fantacampionato, ragazzi, quale delle tre opzioni, cioè quale giocatore andreste a levare per recuperare i crediti per poter fare quell'attacco che ho fatto. Allora, passiamo al Fanta Ruggero, anche qui mod a 6 fasce, in tutti i miei classic mod a 6 fasce. Sicuramente in porta non metto Falcone contro l'Inter. Davanti ho CDK, Lookman che probabilmente non partirà a titolare, ma lo metto uguale. E anche sull'altro non è facilissimo. Metto Dallinga, però al momento è Castro dato in vantaggio. Centrocampo Pulisic o Pellegrini. Poi qui non sono fortunatissimo, ho tanti giocatori che potrebbero non giocare. Mi rischio Somma, che a me non dispiace, anche se è col Milan. Poi dietro Pavlovic o Rachmani. Poi ci infilo Undossena, che secondo me è ora anche che inizi a giocare. Tanto 5 sostituzioni, metto Smalling. Tanto se non gioca mi entra Zanoli. Andiamo a levare i portieri. Dietro sicuramente Zanoli lo metto primo. Metto meglio Itses, che almeno ha un colpo di testa rispetto a Baschirotto dopo la prima prestazione veramente incolore. Beltran sicuramente primo. Milik, che comunque è uno che può subentrare. E a centrocampo faccio Zielinski, anzi faccio prima il Shaarawy, che anche da subentrante secondo me il Shaarawy settimana può segnare. Poi mette Kellenkamp, che potrebbe partire dal primo minuto, e Verdi, e qua ho sbagliato perché mi pare ci doveva essere la panchina lunga, vabbè, lo devo modificare dopo. E per il resto Dossena, Zanoli, io quasi quasi qui lo switch lo uso, perché se Dossena parte fuori magari preferisco Zanoli, mentre su Smalling lo so già che magari non gioca dal primo minuto, e va bene. Andiamo con l'ultima, ragazzi. Andiamo col Fanta Crosbitus. Settimana qui abbiamo vinto. Settimana diventa dura perché avevamo davanti Zapata, Lautaro, e Lautaro con ogni probabilità non dovrebbe essere della partita. Io ad oggi lo schiero perché se poi alle 6
arriva la notizia che non è convocato, allora lo levo e vado con qualcun altro. Sicuramente vado ad inserire Orsolini come W, come Ruggeri da una parte. Ah no, è vero, Dumfries così non lo posso mettere. Io quasi quasi, quasi quasi cambierei già da ora. Vediamo quale giocatore offensivo posso andare a inserire però. Bah. Diciamo che oppure un Dacugna selvatico. Io quasi quasi passo a un 3-4-2-1, sapete? 3-4-2-1. Come A potrei metterci un Myaila. Come W, Orsolini. Come T, vado a inserire un Dacugna. Come M non ho soluzioni, qui mi servirà il mercato di riparazione. Come C comunque ho Marione Pasalic che vado a inserire. Come E, certo ne devo mettere ugualmente una, metto Dumfries magari switchato su Ruggeri. E poi come DC ho Gattone, metto Smalling anche se non si sa. E ci metto Acerbi e poi vado a completare con le altre. In porta ho Maignan e Suzuki. Speriamo su Maignan. È vero che davanti avevo anche un Piccoli che può far bene, però diciamo preferisco fare un 3-4-2-1 in cui vado a mettere più giocatori, ecco. E poi continuiamo, mettiamo i giocatori più offensivi, quindi anzi mettiamo prima Martinez perché lo metto uguale, poi metto Piccoli, poi vado a inserire un Kellenkamp selvatico, ci metto anche Ruggeri, poi vado su Somma, comunque. Ci metto anche Carlstrom, non so se giocherà, ma comunque lo andiamo a mettere. Mettiamo anche sto Carlstrom. E poi vado a mettere Camara. Anzi, Camara lo metto più avanti. Sì, lo metto più avanti di Carlstrom. Mancano tre posti. Andrei sui difensori centrali. Metto Caldirola. Poi metto Itses, che sicuramente è più affidabile degli altri, del Venezia. E metto anche Svoboda. Vediamo se c'è qualcuno. Sì, uso lo switch Dumfries Ruggeri. Può entrare Dumfries e far bene, sì, però se parte fuori magari gli preferisco Ruggeri che comunque è un giocatore che ci può dare tanto. Ditemi qui ragazzi se preferite qualche altro modulo perché volevo sfruttare la W di Orsolini, la W di Dacugna, la A di Myaila e forse Myaila non mi convince tantissimo. Ditemi se vi piace qualche altro modulo, magari per inserire piccoli, ecco. Ad oggi lo lascio però così. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like. Vi ricordo che oggi sarò in live due volte. Alle ore 14, ore 14 live Fanta Consigli. Ore 17, ultima live per aiutare al massimo non solo tutti gli abbonati al canale, sia su YouTube che su Twitch. Ah, vi ricordo che se avete Amazon Prime potete fare la sub gratis su Twitch e avere tutti i vantaggi dell'abbonato, cioè risposta nelle live, sia valutazioni rose, sia Fanta Consigli. Quindi 100% di supporto, avete anche le fasce, avete i video privati per abbonati. Ecco, con la sub su Twitch avete tutti i vantaggi degli abbonati qui su YouTube. E altra cosa, io rispondo a tutti gli iscritti. Voglio rispondere a tutti gli iscritti, per questo farò una live alle 14. Probabilmente la live durerà un'ora e mezza, 2 ore. Ecco, almeno una risposta a ogni iscritto voglio darla. E subito dopo, alle ore 17, faccio un'altra live proprio per darvi supporto, per aiutare gli iscritti, perché magari l'abbonato, essendo abbonato, ha la risposta assicurata. Faccio delle live lunghissime proprio per voi iscritti, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale e venite a farmi tutte le domande che volete. Vi ricordo un bel like e iscrizione. Ciao ragazzi!